Il museo ha l'ambizione di diventare sempre di più l'ambasciatore del sistema museale nazionale all'estero e di conseguenza per perseguire questa strada deve rafforzare la sua identità scientifica e storica, perché gli Uffizi sono stati il primo museo moderno e costituiscono, grazie al patrimonio museologico raccolto all'interno dei suoi spazi monumentali, una sorta di enciclopedia vivente della storia dei musei. Per dare sostanza a questa ambizione, a questo progetto, noi stiamo riallestendo alcune sale, ritrovando degli allestimenti storici che erano perduti, questo ovviamente per sottolineare la complessità e l'importanza di questa storia stratificata che ci caratterizza, unica al mondo, diciamo, ed esemplare dal punto di vista storico per tutti gli istituti museali dell'Occidente, e stiamo lavorando alla nascita di un centro studi museali, appunto di Museum Studies, dalla portata internazionale. In parallelo, ovviamente, continua la vita ordinaria delle nostre collezioni. Il 16 luglio inauguriamo il nuovo Museo della Moda, che completerà il lavoro già, diciamo, compiuto in passato, ma approfondendolo con un contrappunto fra abiti e opere d'arte nuovo e appunto innovativo, che tenderà a dare alla moda quello spessore, appunto, culturale e collezionistico che merita. Inaugureremo proprio nel senso della sottolineatura del patrimonio storico collezionistico dell'Istituto la sala nel ricetto delle iscrizioni, che appunto restituirà laddove e com'era una sala degli inizi dell'Ottocento, e poi le collezioni fiamminghe, anche queste verranno restituite al pubblico in un percorso che riprende quello originario, così come lo vollero di fatto i Lorena. Altri interventi ovviamente riguardano il corridoio vasariano, che verrà aperto al pubblico entro fine anno, e poi tutta una serie di progetti che sono stati lanciati, tra cui la creazione di una sezione di storia e collezione al piano terra del museo, lo spostamento della biblioteca, della biglietteria, lo spostamento della biglietteria nella sala Magliabecchiana nel retro dell'edificio, degli Uffizi, e poi la creazione di un percorso museale per bambini con opere messe alla loro altezza, su cui stiamo lavorando con la sinergia dei Friends of Uffizi, che finanzieranno totalmente l'operazione.